Ed eccoci qua nuovamente, signore e signori, per la seconda partita di questa dodicesima giornata di Proving Grounds PG Sports Circuito Tormenta. Qua siamo sempre Giovannetti e Decoder Inside e abbiamo appena assistito, forse potrebbe essere un azzardo, vado un po' a memoria, la più bella partita dello split fino adesso? Probabilmente sì. Potrei dire di sì, c'è stata un'altra Pentakill, questa è la terza che abbiamo visto in questi Proving Ground, questa volta per mano di Ezreal, di Amenotamess, e che dire, li abbiamo già elogiati, ma davvero una performance eccezionale per entrambi i team, questo va detto, ma MCS che si portano a pari merito, a pari punti in classifica, proprio con gli Esport Empire, perciò quella classifica che noi fino a qualche settimana fa ormai davamo per conclusa, già per certa e definita, si è effettivamente scombussolata, sconvolta del tutto. E quello che è il game che andremo a guardare proprio adesso, ovvero PNP contro Axolotl, potrebbe riservarne delle belle. Sì, perché ricordiamo, Pippo e Paperino, l'abbiamo detto prima della pausa, sono già fuori, ma come i Brescia Esports della scorsa settimana ci insegnano, nessuno di questi team vuole lasciare un brutto ricordo di se stesso e vuole provare a battersi fino alla fine. Tanti anche cambi di roster da parte di Pippo e Paperino, quindi sicuramente i giocatori nuovi, anche se ormai li vediamo da un po', non vorranno sfigurare, non vorranno farsi vedere come non all'altezza della situazione. Dall'altra parte, gli Axolotl, che nell'ultima settimana ci hanno regalato due delle draft più interessanti, sicuramente, dell'intero Proving Grounds. E a questo punto, vista la partita, vista la volontà e la necessità di vincere, dato il gruppone centrale, i tre team a 5-6, insieme agli Axolotl, ricordiamo, Erg e Draen Esports che si affrontano a fine serata. Insomma, c'è volontà di staccarsi, forse serve di tirar fuori qualcosa, magari contro Pippo Paperino non c'è proprio questo bisogno, visto il dislivello tra i due team, però fateci un favore, fateci vedere qualcosa di bello. Ma mi sento anche di dire non sottovalutate comunque Pippo e Sì. Paperino, perché nelle ultime settimane hanno saputo dare del filo da torcere quasi a tutti, soprattutto in early game. Abbiamo capito che il punto di forza di questo team è proprio l'early game. Cercano di impostare in maniera aggressiva ed è quello il loro punto di forza. Perciò o giochi intorno a quello o non sottovaluti il team avversario, perché potrebbe davvero infastidirti. Però l'hai detto, Axolotl sono una composizione che dalla sua sa effettivamente stupire. Ha già giocato, ha già proposto una gara in Yumi 2 settimane fa, e settimana scorsa invece ha comunque proposto Graves e Fiora, quindi uno di quei campioni duellanti insieme ad Irelia che in corsia sa far faville, sa brillare, perché comunque mantiene una forte presenza meccanica anche su quelle che sono le doti dei giocatori stessi. E per gli Axolotl oggi nuovamente in campo Seconds in corsia centrale. All'inizio del torneo dicevamo, mentre iniziamo con la Champions Select, viene subito bannata Fiora, quindi niente Sed, non avrai quel campione per te. Diciamo, Seconds era un player di cui parlavamo come un giocatore principalmente di Ekko, di Akali, di questi tipi di campioni. Ovviamente ricordiamo, Seconds è proprio per la tematica circostante Ekko, mentre Origini, il midlaner titolare in teoria, era più un control match player con Zoe, il suo miglior campione. Ma entrambi questi giocatori si stanno spostando su ruoli più di utilità. L'abbiamo visto giocare entrambi molte volte Enchanter, tipo Lulu, tipo Seraphine in particolare. Vedremo cosa ci dirizzeranno. Dall'altra parte, Ban su Thresh, rispondono con Tristana, uno dei migliori campioni di Lurian. Comunque, un po' di rispetto per Fatbenny, che su questi hooker, su questi engager, ha trovato un po' di fortuna, comunque alcune buone performance. Assolutamente, e l'abbiamo detto tante volte, Thresh è un campione che effettivamente va a brillare proprio nelle mani di quelli che sono i giocatori esperti, i giocatori meccanicamente preparati. Eliminare questa possibilità è sicuramente anche una scelta rispettosa. Capisci che dall'altra parte potrebbe esserci un campione che ti mette in difficoltà, un giocatore che ti mette in difficoltà, elimina la possibilità. Ban su Diana, anche quello è molto sensato. Diana in questa patch, ma in generale le ultime patch, ha dato tanto fastidio. Saputa proporre molto bene, molto positivamente sul meta, portando anche qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo. Adesso, ovviamente, molto più rodato, visto che, come detto, sono già un po' di patch che l'abbiamo osservata. Ban in chiusura su Jin Zhao, anche in questo caso, altro jungler che, nonostante i nerf, sa essere fastidioso, sa essere d'impatto, così come Nocturne e la sua paranoia. Molto standard, la cosa un po' più fuori tema rispetto al meta è quella Fiora, ma ne abbiamo parlato più e più volte di quanto può essere pericolosa nelle mani dei giocatori giusti, in tal caso di Sed.
quel Viego, l'abbiamo visto nel primo game nelle mani di Storm quanto può essere pericoloso, l'avevo chiamato erroneamente come un quasi sicuramente jungler, visto che i nerf che sono stati fatti alla sua forma in lane, ma a quanto pare lo stato di forza di questo campione è ancora tale che può essere giocato in tutte le lane che si vuole, anche in mid lane. Gli Axolotl non ci stanno sorprendendo, arriva Lulu, come abbiamo detto prima, giocata più e più volte da tutti i mid laner che sono scesi in campo per gli Assolotti, quindi questo è molto standard. Vediamo se arriverà proprio Graves, che potrebbe beneficiare enormemente della presenza di un'incantatrice in corsia centrale o inferiore o superiore. Già, anche perché effettivamente è uno di quei campioni che si è presentato bene proprio con l'ultima patch, con quel buff ricevuto, e invece no! Presa diretta su quel Trundle. E per quanto possiamo parlare di Lulu dicendo che è un enchanter molto valido, già ovviamente rodato, che si può presentare sia in corsia inferiore che in solo lane, quel Trundle mantiene una certa flessibilità tra corsia superiore e giungla, quindi ancora non è stato detto dove potrebbe posizionarsi, ma è un campione molto originale. Yes! Finalmente abbiamo Ziggs, l'abbiamo visto molto poco, troppo poco in questo Proving Grounds, è un campione veramente in forma. La riduzione del wind up della sua Suprema ha veramente liberato il potenziale di controllo di mappa che da questo campione. Se c'è Nocturne che si sposta per andare a cercare una giocata, Ziggs può rimanere in mid lane e andare a influenzare tutta la mappa praticamente, quindi nelle fasi ovviamente più avanzate. Spesso lo vediamo in corsia centrale e spesso lo vediamo proprio accompagnato, scusate, lo vediamo in corsia inferiore accompagnato in corsia centrale proprio da Lucian. Si sono ormai invertiti di posto questi due campioni, molto aggressivi. Ziggs un po' più sullo scaling, ma può controllare benissimo dai primi minuti ogni lane praticamente. Abbiamo visto un solo Ziggs durante questi Proving Ground, ovvero lo Ziggs di Davide Mago, prestazione anche valida, ma questo Ziggs mi interessa ancora di più perché l'hai detto, c'è la possibilità anche abbastanza concreta che sia uno Ziggs AP carry, quindi uno Ziggs da corsia inferiore. È uno Ziggs che si va comunque a contrapporre a quella che è una Ziggs, quindi un buon range dalla sua, possibilità di danni ad area, ovviamente uno scaling in late game molto fastidioso per quelle che potrebbero essere le possibilità dei PMP, che dalla loro invece, avendo Lucian e avendo Viego, vogliono andare proprio a puntare tutto quello che hanno sul mid game. E l'avevamo detto, Pippo e Paperino sono una di quelle composizioni che si dimostra molto aggressiva in early game e infastidisce poi dopo sul mid game. L'avevamo detto, abbiamo parlato di rispetto, bannano Thresh da un lato, dall'altro bannano Garen. Bannano Garen, quindi niente gioia per noi, non avremo la duo gatto più guerriero arrabbiato con la spada che trottola, potremmo avere Yumi Tryndamere, magari, non lo so se funziona, vedremo se ci vogliono provare gli Assolotti o se vogliono ancora tenersi qualche carta dalla loro. Mancava un po' di engage per adesso ai Pippo Paperino, quindi via Gnar in corsia superiore, uno dei migliori campioni di Furos, e via un altro engager proprio nelle mani di Fat Benny. Molto rispetto per questo supporto che, ricordiamo, lui nasce come giocatore di corsia centrale, si è spostato in posizione di support proprio per giocare all'interno di Pippo Paperino, quindi comunque il fatto di riuscire ad avere in una draft competitiva due ban portati via vuol dire che vieni rispettato come giocatore, e questo dimostra un po' anche il livello di crescita che Pippo Paperino hanno avuto nonostante i risultati. Gwen è semplicemente un campione forte e va tolto perché c'è tanto... Oh, non giocate con il nostro cuore, assolutamente. Non giocate con il nostro cuore. Quell'over su Pyke, ok, questo è un po' più normale. Okay. Alla fine arriverà Blitzcrank, non Pyke. Ci sono molti campioni squishy dato Pippo Paperino, quindi potevo capire effettivamente la volontà di andare a prendere l'assassino del mare, ma qua abbiamo semplicemente il classico buon vecchio Blitzcrank che proverà ad acchiappare Ziggs o Lucian o Viego, o vedremo quali saranno le altre risposte da parte di Pippo Paperino. Non sicuramente Leona, perché la prima regola di ogni buon Blitzcrank player è non grabbare il Già, e ammetto che quell'over su Pyke mi ha fatto un po' sognare, perché è vero, dall'altra parte c'era una composizione molto fragile, vero che anche lato Axolotl comunque non ti facevi ancora forte di un'entità enorme, ovvio, Trundle lo diventa poi rubando le statistiche avversarie, messa dall'altra parte non ci sono tank, ovviamente Trundle viene messo un po' in difficoltà. Avere una garanzia in più con quel Blitzcrank sicuramente ti mette in una posizione più agiata. Così come il pick su Sett, ovviamente, lo sappiamo ormai, un Bruiser che si può spostare sia sulla corsia centrale che sulla corsia superiore, ed è un fighter che dalla sua si fa forte di scudi, danni puri, buoni controlli, quindi campione molto valido, che contro la composizione avversaria potrebbe avere anche senso, perché ingaggi un tank, lo porti sui membri più fragili della composizione, e ovviamente è un buon fight.
Mordekaiser alla fine come ultimo pick degli Axolotl Academy. Sì, Mordekaiser potevano scegliere effettivamente sia un campione da danno fisico che da danno magico. Alla fine, vista la presenza di due tank e un enchanter, hanno optato per la seconda scelta. Mi ero un po' sorpreso della selezione di Seth, perché ho detto, chi va in giungla? Va Seth in giungla? Mi ero dimenticato che ho parlato io stesso per due game di come Viego sia ormai principalmente un jungler, ma va bene lo stesso, facciamo finta di niente. Trandall alla fine, nonostante il fatto che sia arrivato molto presto all'interno di questa draft, avrà comunque un paio di non proprio tank, non sono i veri tank da corsa superiore, quel Seth e quella Leona, ma un po' di resistenze su cui lavorare con la sua suprema. Interessante la draft degli Assolotti, perché spesso con Jinx puoi avere un po' di peeling, ce l'hai ma non in lane, quindi devono stare un po' attenti e non possono esporsi troppo. Un po' di carico sicuramente su Lurian, però dall'altra parte il lockdown ci può essere con Leona. Jinx ha comunque un buon range, è più una questione di poke forse con Ziggs, non so cosa ne pensi del matchup in botlane. Matchup in botlane potrebbe risultare molto complesso, perché l'abbiamo detto, se Fornari grabba il tank mette in una posizione molto scomoda Lurian. Allo stesso tempo però, se Fatpenny riesce a trovare i giusti controlli su Lurian, facilita il lavoro di Ziggs. Ziggs può andare a rallentare i bersagli presi di mira proprio dal proprio supporto, e non solo, può applicare tanti danni anche da una buona distanza. Sappiamo che la Q di Ziggs rimbalza sul terreno, quindi c'è la possibilità di coprire più distanza con quell'abilità. E non solo, hai parlato della ultimate di Ziggs, ovviamente avere quella animazione accelerata facilita anche l'ottenimento di uccisioni ed eventuali uccisioni a distanza, per lo più copri un po' la globalità di Jinx con una ultimate che dalla sua adesso effettivamente è rapida, è veloce. Hai tra l'altro comunque in corsia centrale un Pain a coprire anche una fase di partita un po' più delicata, un po' più resa, come dire, debole data la presenza di Ziggs in corsia inferiore. Perciò hai una draft molto valida da questo punto di vista, copri bene un po' tutte le fasi di partita. E Pain comunque dovrà sopravvivere a una Lulu che vorrà bullizzarlo fuori dalla lane. Ultimamente mi sto esponendo un po' troppo sui matchup che dovrebbero vedere in teoria favorevole Lulu, e viene spesso punita come campione, quindi sarà tanto focus sul modo di giocare di Seconds. Non è un matchup difficile in teoria per una Lulu, perché deve semplicemente stare a distanza, ha un vantaggio enorme di range rispetto a un Lucian e poccarlo il più possibile con i suoi auto-attack, con le sue Q, con tutto quello che ha a disposizione, sfruttando Pixie per massimizzare il danno, ma sappiamo che Lucian può fare tantissimi danni in early game, e Lucian ha sicuramente un tanto peso da parte sua, perché non avrà l'assistenza facile di Viego in early game rispetto a un Trundle che può trovare un pilastro da un momento all'altro, saltare fuori dal nulla e sorprendere proprio il tiratore, la sentinella nelle mani del mid laner di Pippo Paperino. Siamo effettivamente in game e vediamo, hai detto bene subito, tu ti faccio notare, hai parlato dei controlli di Leona, purificazioni da parte di Lurian, e questo non poteva che essere altrimenti. Assolutamente, avevi bisogno di quello strumento. Già scorsa partita abbiamo visto arrivare in presa diretta, anticipata, quel Mikael per riuscire a resistere ai controlli. In questo caso non potevi permetterti di aspettare un singolo secondo, se così si può dire, perciò vai a prendere purificazione per essere un po' più al sicuro. Ma prima di parlare di tutto quello che comporta la partita e i dettagli che potremmo andare ad analizzare in questi primi minuti, chiamiamo gli hashtag per voi che ci seguite da casa: hashtag PEP se fate il tifo per i Pippo e Paperino, hashtag AXLA se fate il tifo per gli Axolotl Academy. E caro collega, ancora una volta, il tuo hashtag a chi va? Allora, io la draft degli Axolotl mi piace, ma questa volta vado all-in. Pippo e Paperino, sorprendeteci, fateci vedere che siete qua per vincere e non volete arrendervi nonostante la classifica non sia la vostra. Quindi assolutamente hashtag Pippo e Paperino, mi prendo le mie responsabilità. Nonostante Pain non abbia sentito i miei consigli sul matchup difficile e abbia deciso di andare per un mietitore, quindi pensa di avere una lane tranquilla, vediamo se effettivamente sarà così. Però rigiro a te la domanda a questo punto: sei d'accordo con me oppure troppa fiducia sugli Assolotti da parte tua? No, il mio hashtag va comunque ai Pippo e Paperino, okay, perché ho sempre tifato questa squadra durante i Proving Ground, ormai lo si sa, questo è un'informazione ben nota, però allo stesso tempo sono quella composizione che in particolare mi ha stupito, perché c'è stata proprio una ripresa durante il Proving Ground, l'abbiamo detto, si sono saputi porre bene e questa composizione in particolare mi piace molto. Non è un problema aggrabbare il support se Leona è livello 1 e subisce tanti danni alla gittata, alla fine però
non troveranno l'uccisione nonostante l'ustione utilizzata da Fornari. Nessuna summoner per il Pippo Paperino, ma le pozioni iniziano a scendere. E quella leona sicuramente farà fatica a trovarsi. Addirittura lascia il gioco. Pausa, effettivamente, disconnessione per Fat Penny. Vedremo se tornerà in game in breve tempo, se ci saranno problemi tecnici più importanti. Comunque vada, appunto, la corsa a livello 1, a livello 2 che si fa in corsia inferiore, questa volta ha sicuramente premiato gli assolotti. Già, e se c'è una cosa che mi piace degli assolotti è proprio quel pick di Trundle, perché se inizialmente sembrava strano in prima rotazione, c'è una cosa di cui non abbiamo parlato, ovvero il fatto che il team dei Pippo Paperino ha una facile presa delle strutture grazie a quello Ziggs. Trundle sappiamo essere una valida risposta a questa possibilità, perché riesce a concatenare autoattacchi e abilità proprio sulle strutture stesse, e sappiamo essere uno di quei campioni che meglio riesce a porsi in maniera offensiva sulle strutture, perciò mi piace molto. E grazie anche all'essere particolarmente affiancato a Mordekaiser durante quelli che possono essere degli scambi in corsia superiore o durante in teamfight, apre tante possibilità, perché hai tanti slow, hai, come detto, la presa sulle strutture e hai la possibilità di prendere tanto tempo per i tuoi alleati grazie alla ultimate attivabile su Leona o Set, e grazie, come detto, a ciò che può fare Mordekaiser durante un fight. Ricordiamolo, oltre a questi due campioni è presente anche Lulu, quindi possibilità di andare ad aumentare ulteriormente quelle che sono le statistiche offensive di questi difensive di questi due campioni, con un Lurian che può andare poi a chiudere a livello di danno, a livello proprio di chiusura di un possibile fight, di pulizia, con quella Jinx. È una composizione, quella degli Axolotl, che comunque mi piace. Ho tifato il mio hashtag, è andato per il Pippo e Paperino, per il semplice fatto che si sono posti molto bene e per il fatto che, come detto, sanno giocare bene in early game. È quello che mi stupisce più di questa composizione. E Mordekaiser, vado a memoria, non ricordo se è stato giocato effettivamente da altri player oltre che da Lord Flipper, che è stato uno dei suoi campioni giocati all'inizio. Forse c'è stato, ma qua sto andando assolutamente a memoria, mi correggerete dalla chat, mi correggerete tu Dimitri se ti ricordi meglio di me. Forse Oklumaz ha avuto una performance su quel campione, ma potrei sbagliarmi in questo caso. Comunque vada, è un pick che non vediamo molto spesso, anche se sappiamo tutti benissimo cosa può fare, giustamente come hai detto tu, nei fight, e potrebbe essere veramente una chiave, specialmente intorno agli obiettivi, anche semplicemente andare a negare la presenza di quel Viego, negare i reset, impedirgli di contestare in qualsiasi modo un drago, una torre anche, perché comunque le torri, come detto bene te, sono molto importanti per gli Axolotl Academy, e non solo perché Trundle le abbatte facilmente, perché c'è Jinx, e se una torre cade vicino a Jinx tu devi semplicemente scappare, devi allontanarti il più velocemente possibile per evitare che i danni e la velocità di attacco aumentata della sua passiva vadano a ricadere. Intanto vi avvisiamo che c'era stato effettivamente, come si era potuto immaginare, un crash del supporto dei Pippo Paperino, quindi aspettiamo che torni in game, che risolva i problemi legati alla sua connessione o a quello che è successo. E ti chiedo proprio una domanda su questo matchup in giungla, perché Trundle e Viego difficilmente si incontreranno effettivamente, non sono due campioni che vogliono duellare all'inizio, ma pensi che Trundle possa andare invece a disturbare proprio Viego nel suo farm? Pensi che avrà la possibilità, magari coadiuvato dalle sue lane, di andare a mettere in difficoltà il re in rovina? Esatto, è proprio la chiusura della tua domanda e poi la risposta stessa. Dipende tutto da come si porranno le corsie, perché quello che potrebbe fare la differenza è la presenza del mietitore su Lucian. È un Lucian che vuole rimanere in corsia, vuole farmare. Lulu potrebbe sfruttare questa decisione da parte di Pain per andare a supportare Eagle, e per un Trundle affiancato da una Lulu andare in invasione diventa già più accessibile, più facile, perché Pain dalla sua dovrebbe poi a quel punto prendere una decisione che potrebbe metterlo in difficoltà vista la scelta iniziale di oggetti. Quindi rispondo sì, effettivamente Trundle può mettere in difficoltà Viego in questi primi minuti di partita, ma allo stesso tempo c'è bisogno di quella Lulu, deve essere attiva. E in merito alla domanda che mi hai fatto invece prima, proprio in merito a Mordekaiser, ti dirò di più. L'hanno giocato molto, con molta preferenza, gli Axolotl, in particolare Predak. Aveva giocato una partita eccezionale proprio su Mordekaiser e in generale ha avuto delle prestazioni sul campione favolose. Questa volta però avremo l'altro top laner degli Axolotl a giocarlo, quindi vedremo se Sed sarà all'altezza del suo predecessore. Ricordiamo, c'è stato semplicemente uno swap tra i due. Predak è ancora all'interno della formazione, ma hanno preferito inserire
un altro top laner, appunto l'egiziano, se non sbaglio, Sed, per andare a forzare un po' di più la mano su questa top lane, perché Predak spesso favoriva giocare tank, giocare cose di questo tipo. Mordekaiser potrebbe essere stato il suo campione più aggressivo, effettivamente, giocato all'interno di tutto il Proving Grounds. E bisogna dire, senza nulla togliere a Predak come giocatore, che ha ripagato la scelta proprio di virare su Sed, perché da quando è stato inserito quel giocatore, complici ovviamente anche delle draft, come abbiamo detto prima, molto particolari e molto frizzanti, gli Assolotti hanno sorpreso i loro avversari e sono effettivamente tornati ufficialmente al quarto posto, che è proprio quel punto di rottura della classifica. Ricordiamo, top 4 playoff, bottom 4 relegata, torna all'interno della classificona del circuito Tormenta per giocarsi nuovamente l'accesso nell'evento finale. E pensi che effettivamente... Ti voglio fare anticipare un po', visto che tanto siamo ancora in pausa e visto che vedremo dopo il matchup tra Dren e Retribution Gaming. Pensi che la mossa Sed possa essere abbastanza per gli Assolotti? Questa crescita sia giustificata e sia valida abbastanza per effettivamente rompere quella top 4? Potrebbe. Allora, la risposta è potrebbe, perché effettivamente l'hai detto, Sed ha portato dei benefici a questa composizione, ha saputo in qualche modo impattare positivamente col suo ingresso in questi Proving Ground e ha dato modo agli Axolotl di recuperare bene quelli che sono stati i primi momenti difficili in questa classifica. Al momento sono a pari merito, Dren Esports, Earth Revolution Gaming e Axolotl sono lì a 5 punti, a 5 vittorie e 6 sconfitte, perciò questa potrebbe essere la chiave. Ovvio, come detto, devi gestire bene proprio queste fasi iniziali, perché dalla tua hai una composizione che, qualora dovesse partire male, farebbe fatica a recuperare. È vero, c'è Jinx, quindi hai comunque un buon late game, ma sappiamo che quando c'è un singolo carry, devi giocartela molto bene. Pippo e Paperino, invece, con la loro composizione, potrebbero soffocare, strozzare gli Axolotl e a quel punto metterli in difficoltà, e la semplice presenza di Sed potrebbe rivelarsi non sufficiente. È sicuramente una buona carta, però, che si sono giocati. Assolutamente sì. Tra l'altro, piccola nota di colore, anzi, non l'ho detto volontariamente, ma è letteralmente nota di colore. Ho notato come gli Assolotti abbiano iniziato, credo da 3 o 4 partite, a utilizzare quasi solo croma rosa per rimanere on brand sul loro simbolo, sul loro logo, e mi piace pensare, per fare un piccolo piacere a me, che stavo cercando di assemblare nella mia mente una squadra genio di croma rosa dei campioni che amo giocare di più. Comunque mi è venuto in mente perché ho notato quel Blitzcrank rosa giocato da Fornari, e mi è venuto in mente, volevo far notare questa cosa, perché gli Assolotti veramente, insieme proprio a Pippo Paperino, sono uno dei team che meglio si sta muovendo sui social. Ricordiamo i Pippo Paperino, team di amici fondamentalmente, che ha affrontato il circuito Tormenta mentre ritorniamo in game. Per scherzo si è trovato settimo in classifica nella Svizzera che qualificava l'accesso, ma dobbiamo interromperci perché Furos è uno degli ultimi arrivati, viene minacciato dalla presenza di Eagle, arriva il pilastro, le facce sfasciate già utilizzate, Sed rischia e deve flashare le Maker, ma Furos purtroppo a questo punto non ha salvezza. Primo sangue per Eagle. Il potere dell'amicizia ti potrà portare in Proving Grounds, ma non può salvare il tuo top laner a volte. Già, e se avevamo detto che Trundle dovesse essere affiancato a Lulu per una possibile invasione, adesso non c'è nemmeno più questa esigenza. Ottieni del vantaggio, un primo sangue proprio su questo campione potrebbe metterti in una posizione agiata. È un Trundle che si fa forte di press di attack, quindi possibilità di kaitare bene sui propri nemici e su dei membri fragili come potrebbe essere Viego in questi primi livelli. Perciò potrebbe esserci un'impostazione anche molto aggressiva degli Axolotl, che sono stati bravi qui a sorprendere il team avversario. Pain sa che può essere aggressivo con Lucian, se trova le finestre giuste. Ce l'ha appena dimostrato con un ottimo trade ai danni di Seconds. Ha attivato il press di attack, quell'attacco sostenuto che aumenterà ancora di più i danni, non solo ovviamente sulla Yordle giocata dal midlaner degli Axolotl Academy, che torna in base, acquista un singolo libretto, un tavolo d'amplificazione e una control ward. E ok, Furos ha ricambiato il favore, assistito da Noesis, uccide quel Mordekaiser che ora viene posseduto, diciamo, proprio da Viego. Vediamo il ritratto di Noesis che tornerà adesso proprio ad essere Viego. Si ingaggia nuovamente, fa bene il flash di Fornari con il pugno razzo per far saltare in aria Rascubi. Alla fine Fat Benny verrà ucciso da Jinx, si fighta su tutta la mappa e gli Assolotti sono attivi per strozzare l'early game solitamente esplosivo dei Pippo Paperino.
Bravissimi, e ottima gestione anche dell'allocazione delle risorse. Adesso provano ancora a dimostrarsi aggressivi, ma rischioso qui. La carica Satchel forse ha salvato Fornari, perché il Rarscooby lo ha rispedito lontano dalla torre mentre stava arrivando un Viego minacciosissimo dalla sua base. Viego che già si fa forte di una folgore, quindi vedremo annientatore divino da parte sua, e ha senso contro tre tank o tre avversari un po' più coriacei del solito in quel Mordekaiser, quel Trundle e quel Blitzcrank. Potrebbe funzionare alla perfezione, per il resto ancora è troppo presto per parlare di qualsiasi oggetto, tranne che della stessa folgore presa anche da Trundle. Già, Trundle ha questa possibilità di itemizzazione, soprattutto con quella runa chiave. Fa bene qui che si sposta per tutta la mappa proprio per cercare di arrivare alle spalle di Sed, ma sta ignorando una control ward, Fatbenny. Ok, Fatbenny se n'è accorto e la pulisce, tutta la combo per pulirla, ma Sed è arrivato. Piazza un'altra lume, un altro lume, una lume invisibile questa volta. Gli assolotti, nonostante tutto quanto, capiscono che non c'è Leona, perché è in top lane a cercare di levare un Mordekaiser, e quindi prenderanno un drago, primo drago infernale, tanti danni in più per una composizione a singolo carry. Fatbenny questa volta insiste e riesce a immobilizzare, a stordire prima quel Mordekaiser. Seconds è lì ad assistere, arriva il flash, le facce sfasciate e la uccisione conquistata da Furos. Seconds non può fare nulla, quegli specchi di cristallo non sono ancora abbastanza e neanche questo grab è abbastanza per sorprendere Rarscooby. Uccisione un po' sudata, un po' forzata, ma comunque trovata e scambiata con un drago infernale per Pippo e Paperino. È una buona risposta quello di Pippo e Paperino, ormai non potevi più andare a rispondere a quell'obiettivo, quindi rispondi con un'uccisione su un Mordekaiser, quindi vai a rallentare un campione che dalla sua può darti molto fastidio già a inizio partita, e metti Seth invece in una posizione molto comoda e agiata, e sappiamo essere Seth uno di quei campioni che nel momento in cui riesce a prendere del vantaggio riesce poi a sfruttarlo per tutta la partita. Abbiamo già parlato di come potrebbe impostare dei fight quel Seth: prendi il bersaglio più grosso a livello di HP, bene, lo sbatti contro il membro più sensibile della composizione avversaria e metti in difficoltà ribaltando magari un fight. Attenzione in corsa inferiore però. Il Fornari di nuovo lanciato su Rarscooby, l'ustione va a scendere, ma l'arrivo di Lurian dopo il flash con un razzo va ad uccidere quello Ziggs. Leona troverà la sua lama dello Zenith e andrà ad eliminare Jinx, ma dovrà scappare da un Eagle molto arrabbiato e molto aggressivo. Arriva la Suprema, quanti danni con un singolo morso, ha battuto anche Leona. Nulla da fare per il Pippo Paverino, sembra che gli assolotti vogliano prendere l'arco, ma il tabellone dice il contrario, sono quasi 1000 unità d'oro per loro. Già, il vantaggio è ancora in mano in Pippo Paverino, e l'avevamo detto, in sì, early game riescono ad impostare benissimo proprio questo team. Sì. Gli Axolotl stanno sicuramente rispondendo bene comunque al fuoco avversario, anzi in realtà si stanno dimostrando anche più aggressivi degli stessi Pippo Paperino, un po' sfortunati in questa occasione, ma c'è da dire una cosa, l'allocazione delle risorse è perfetta. Lato Pippo Paperino vedi una kill proprio su quella Leona ottenuta su Jinx, però dall'altra parte vedi due uccisioni su Trundle che sta impattando benissimo con gli spostamenti sulla mappa, e due uccisioni su quella Jinx che adesso sì che potrebbe mettere in difficoltà Ziggs. Noi abbiamo sottovalutato la possibilità offensiva sicuramente di Trundle, perché parlavamo di singolo damage carry da parte degli assolotti con quella Jinx, e questo è vero ovviamente nei teamfight, ma un Trundle da annientatore divino è tutt'altro che debole quando si tratta di schermaglie, quando si tratta di trovare queste prime aggressioni, e potrebbe essere proprio Eagle il carry non carry di questi assolotti, perché chiaramente quel ruolo verrà ricoperto dall'inquadrato Lurian. Ma Trundle può fare tanto, e potrebbe fare tanto anche Mordekaiser, nonostante uno svantaggio di gold e di esperienza colossale che impedisce purtroppo agli assolotti di andare a contestare questo primo messaggero della landa che verrà aggredito dai Pippo Paverino. Fatbenny e Pain lì in zona, Noesis arriva adesso a un livello di svantaggio comunque rispetto ad Eagle, che si sta muovendo meglio, guarda gli 11 CS di differenza tra i due jungler. Tanto rispetto per come si sta muovendo Eagle, sinceramente. L'unica lane in netto svantaggio, l'uniche due lane in netto svantaggio, anzi, sono quella di Mordekaiser, che abbiamo visto quanto è stato aggredito, e una Lulu che a quanto pare, ho fatto bene a dirlo, non vuole saperne di darmi retta e continua a perdere matchup apparentemente comodi. Qua la R per pulire l'ondata da parte di Rarscooby.
Bravo Rascubi deve sfruttare le proprie possibilità di danno d'area, visto che in questo momento è stato lasciato un po' da solo da Fatbenny, che ha cercato di prioritizzare le altre corsie e dare un po' di vantaggio e visione proprio ai propri alleati. Sappiamo essere anche Ziggs un campione che comunque tende a rimanere da solo in corsia per guadagnare dei livelli in più rispetto agli avversari. In questo caso, ovviamente, l'esempio diventa pratico. L'hai detto bene, comunque, Trandall è uno di quei campioni che riesce a proporre un buon DPS già dai primi livelli, soprattutto grazie alla possibile impostazione su Annientatore Divino. E guardalo ancora una volta, aggressivo in corsia superiore. Perché sono tutti qua. C'è Sedd, c'è Eagle. Ci sono tutte e due jungler. E c'è un Haymaker colossale. Ma tanca troppo la struttura. Alla fine furosse e cadrà. Pagherà con la vita. Il reame della morte consentirà a Sedd di trovare un'uccisione importantissima su Noesis. Questo Mordekaiser finalmente potrebbe tornare in partita, anche se ha un intero mitico di differenza. Completata la Gore Drinker per Sett. Mentre Mordekaiser, scusate, ancora poggia sui singoli ninja tabby. Non mi viene il nome adesso. Piastre d'acciaio, ok. E c'è da dire una cosa, quel Blitzcrank ha deciso di andare subito per stivali della mobilità, ma sta un po' soffrendo in realtà lo spostamento sulla mappa. Abbiamo visto come in realtà sia proprio Fatbenny a cercare di dimostrarsi più supportivo nei confronti degli alleati che coprono la mappa, e invece Fornari molto più attento ad affiancare Lurian in quella che è la corsia inferiore. Guarda adesso però, subito spostamento sul secondo drago e già visto la presenza del primo drago infernale, potrebbe essere una buona ipoteca sul late game, perché per quanto sia un drago in singola copia, è un valore percentuale che ti va ad accompagnare per tutta la partita. Adesso anche drago dell'oceano, quindi possibilità per una landa montuosa, una landa dell'aria. Vediamo come si imposterà proprio questa informazione. Vediamo come Ornari va a disturbare Noesis. Non ci sarà nessun intervento in quella tana. Secondo drago per gli assolotti. Landa effettivamente montuosa. Ottima chiamata di Dimitri. E prima torre abbattuta da Furosse. Quel dive sbagliato sostanzialmente da parte di Pippo Paperino non è stato abbastanza per impedire a un Sett di continuare a bullizzare Mordekaiser. Vediamo, ha uno sguardo prosciugante, ma sarà costretto ad andare molto presto per un corpetto di rovi e potrebbe già essere troppo tardi per la sua sopravvivenza in lane. È vero, in quel momento potrebbe diventare tutto molto più difficile. Corpetto di rovi ti va ad infastidire su quello che è il tuo sustain. Guarda quanti danni fa Pain a Seconds! Tantissimi danni, ma anche Eagle li fa a Noesis. Ha perso il 50%, ha perso il 100% della sua barra degli HP. Blitz non ha trovato l'assist, è una solo kill per Eagle. Ai danni del jungle avversario, ma ora devono scappare. Arriva l'Arscooby, arriva la fiammata solare. Seconds è stato rallentato, anche Fornari. Il flash di Furosso e le facce sfasciate, la cresta selvaggia da parte di Seconds per allontanarsi. Avrà salva la vita. Tanto poke su Furosse, il pilastra però al contrario consentirà a Sett di allontanarsi nonostante tutto. 4-0-1 Trundle, quello fa danni. Quello fa danni, incute timore, perché adesso diventerà sicuramente più facile accedere agli obiettivi. E come detto, la peculiarità di Trundle, ovvero quella di premere sulle strutture. È vero, il messaggero della landa è ancora in mano al team dei Pippo e Paperino. Ma dall'altra parte c'è Trundle, che è un messaggero della landa che ti porti dietro per tutta la partita, praticamente. È un tritura strutture che sicuramente saprà dimostrarsi molto valido. Intanto, forzato purtroppo l'evocazione del messaggero della landa nella giungla di Pippo e Paperino, e adesso si sposterà in corsia centrale questo obiettivo. È anche un pathing molto infelice da parte del messaggero, che comunque dovrebbe uscire dalla sua testata senza problemi. Ed anzi, guarda come forzano i Pippo e Paperino per far sì che questo accada. Un paio di placcature conquistate, siamo ancora entro i 14 minuti. E rischiato grosso, Eagle costretto al flash in questo caso. Seconds non poteva aiutarlo davvero. Vediamo Fornari lì in zona a cercare di dare assistenza proprio a questa Lulu e a permettere ad Eagle di conquistare senza problemi il suo potenziamento blu. Comunque Jinx sta continuando a farmare in solitaria perché Ziggs si sta spostando in corsia centrale. Sono alla pari in farm, ma comunque Ziggs ha un vantaggio consistente dal punto di vista degli oggetti, perché quella tempesta di Luden quanto può aiutarlo. Già, aiuta tanto, aiuta sia sul poke che sul clear e ovviamente sul livello di sustain in mano. Attenzione però in corsia inferiore. Questa volta il pilastro è buonissimo, non fanno in tempo neanche ad arrivare i danni dei pugni nelle mani da parte di Sett.
Furosse, ottima laning phase, ma adesso inizia a subire fortissimo la presenza di Eagle. E guarda Seconds quando potrebbe subire la presenza di tutti i membri di Pippo e Paperino. Sad, sa di non essere ancora il Mordekaiser spauroso che può flancare gli avversari, deve passare da dietro la propria struttura. Seconds sotto il 50% della prima barra degli HP, con quelle bombe rimbalzanti da parte di Ziggs che lo hanno danneggiato parecchio. 0-0-0, ma comunque sei sopravvissuto a una lane molto aggressiva, sostanzialmente indenne, e sei in parità di oggetto mitico con il tuo avversario. E Gale Force, tra l'altro, tempesta impetuosa per Lucian, quindi un Lucian che vuole mantenere questi ritmi altissimi in partita. Già, e adesso, come hai detto, quattro oggetti mitici presenti nei lato PMP, mentre gli Axolotl ancora non riescono a chiudere la prima cerchia di oggetti mitici. Stivali della mobilità adesso finalmente presenti anche su Leona, e l'abbiamo già visto in questa primi 15 minuti di partita, quanto effettivamente Fatbenny voglia aiutare i propri alleati su tutta la mappa, e sicuramente un'impostazione più valida per Leona. Blitzcrank sta cercando di affiancare quanto più possibile la propria Jinx per aiutarla sia in maniera positiva che difensiva. Sicuramente uno scambio di oggetti da questo punto di vista che sta ripagando di più su Fatbenny. Occhio a Fornari che si lancia in avanti, trova l'uncino, anzi scusatevi, il grab non è l'uncino perché non è trash, arriva il teletrasporto da parte di Furosse. Fornari è isolato e potrebbe essere proprio lui a essere sorpreso dagli avversari. Arriverà il pezzo grosso contro il muro, arriva la mega inferno bomb, tantissimi danni e l'uccisione per Rarscooby. Finalmente anche Ziggs trova tanti gol dalla sua. Lo sterminio di Lucian per allontanare gli avversari. Stanno arrivando tutti quanti i suoi alleati. Il Pippo e Paperino, ora l'inserimento di Lurian. Flash di Jinx per salvarsi. Aveva anche la purificazione per provare a salvarsi da quello stun, ma ha deciso di prendere la via più safe. Il Pippo e Paperino a 15 secondi dallo spawn del primo drago della montagna sono pronti a conquistare questo obiettivo. Forse potrebbero scambiare Furosse. No, Seth si allontana. 4 uccisioni ad 8. Due draghi per gli Axolotl e comunque vantaggio di circa 1500 unità di oro per i Pippo e Paperino, che adesso si portano sull'ottenimento di questo primo drago della montagna. Questo è un drago che potrebbe mettere in difficoltà la composizione avversaria in entrambi i casi, perché sono statistiche difensive che ti vanno ad aiutare molto. Qualora dovessero finire nelle mani di PMP, vorrebbe dire 4 draghi elementari, quindi sicuramente uno scaling difensivo molto più valido di quello che potrebbe essere proposto dagli Axolotl, data anche la presenza di Seth e Leona. Ma ricordiamolo, è un drago che alla fine va un po' ad aiutare tutti i membri del team. Ovviamente sì, i tank sono più felici, ma alla fine sono statistiche difensive che vengono distribuite su tutti gli elementi della composizione. Soprattutto sono statistiche difensive, mentre il messaggero tradisce Seconds e riesce a dare comunque la sua testata. Faccio il discorso dopo perché sono in 4 in top. Il teletrasporto arriva, facce sfasciate gigantesche insieme a un Emaker carico pienamente da parte di Seth, ed il dive è un disastro per gli Assolotti. Serie interrotta, regalata a Lucian, fatto bene con un'altra uccisione, e Seconds è dalla parte sbagliata. Troveranno una carneficina al minuto 17 e 36 secondi. Pippo e Paperino non vogliono cedere nemmeno un passo in questo campionato. Bravissimi Pippo e Paperino in questa chiusura in corsia superiore che va a sorprendere un'impostazione aggressiva degli Axolotl. Vantaggio che continua ad aumentare, siamo a 4000 unità adesso, non puoi più ignorare proprio Pippo e Paperino e ulteriore struttura presa da Ziggs. L'avevamo detto, con la propria W, con la propria spell riesce a premere sulle strutture in maniera molto semplice, molto facile, e queste sono ancora più risorse che vengono proprio allocate in mano all'AP carry dei Pippo e Paperino, che sta ripagando questa selezione, diciamo, che non ci saremmo aspettati, ecco. E completato anche la concentrazione dell'orizzonte da parte sua, quindi i danni da lontanissimo saranno tantissimi da parte sua. E completo il discorso che stavo facendo prima, perché una serie enorme di draghi della montagna potrebbe essere vista come anche un favore indiretto a Trundle, ma Trundle dà il meglio quando deve affrontare un semplice tank, un solo tank, perché quando anche la di carry avversario, in questo caso un AP carry come Ziggs o il tiratore in corsia centrale di Lucian, inizia a essere resistente, grosso, è un problema per Trundle, perché già comunque non può gestirlo. Seconds prova a gestire a sua volta Fatbenny, wow, quella singola R di Ziggs mi ha sconvolto, l'uccisione è per Furosse, e nonostante avessi detto quanti danni avrebbe fatto questo Ziggs, sono ancora sconvolto.
Ziggs con quell'oggetto in particolare riesce ad impostare dei danni da una distanza siderale che non puoi trascurare, e adesso l'impostazione aggressiva di Pippo Paperino continua con una possibile presa su quella che è la seconda torre della corsia inferiore. Axolotl, che stanno soffrendo tanto questi primi minuti di partita, primi 20 minuti di partita, ci hanno provato, hanno impostato sugli obiettivi, hanno provato a rispondere al fuoco avversario con un vantaggio di uccisioni. Eppure, come detto, nonostante tutto, il tabellone parla chiaro, vantaggio di Pippo Paperino che diventa sempre più consistente, 6.000 unità adesso. 6.000 unità d'oro, e abbiamo detto che comunque gli Axolotl possono scalare, ma non se Sed si fa sorprendere all'interno della sua giungla da tutti gli avversari. Il portale, il reame della morte per richiamare il Rar Scooby, ma ritornerà in mezzo a 4, ma il pilastro prova a creare disastri. Il disastro lo fa lo sterminio di Lucian, è già caduto Mordekaiser e i danni continuano a essere enormi. Eagle, la crescita selvaggia lo salverà. Devono indietreggiare Pippo Paperino perché comunque Lurian ha tanti danni alla sua, ma i danni li ha anche Darkscooby. Il grab su Furos, Leimaker! Wow! Una doppia uccisione per Ziggs, un'altra per Viego, un'altra per Sette. Questa è un'altra carneficina allo sfondo del barone Nashor. Da circa 3 minuti a questa parte c'è una media inquietante per il Pippo Paperino, sì, ovvero l'ottenimento di 2000 gol di vantaggio ogni minuto. Questa informazione mette sicuramente in una situazione difficile gli Axolotl, perché sicuramente devono temere la composizione avversaria. L'avevamo detto, non dovevano sottovalutarli, perché anche se in una situazione di stress iniziale, Pippo e Paperino in early game riescono ad impattare in maniera molto positiva e propositiva, e l'abbiamo visto ancora adesso. Come detto, vantaggio che adesso arriva a 10.000 unità. Effettivamente sono passati 4 minuti, quindi si conferma questa statistica di cui vi ho parlato, e sono dei Pippo e Paperino che non puoi più ignorare, non accettano di chiudere in questo modo i proving ground, e come detto ci dimostrano di essere qui per un motivo sicuramente ben concreto. È una composizione che ci ha stupito più volte e quest'oggi ci sta regalando delle emozioni. E tutti i discorsi che abbiamo fatto sull'anima della montagna potrebbero essere totalmente inutili, perché se i Pippo e Paperino dovessero trovare un altro fight del genere, magari tra 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, quando spawna quel drago della montagna, che sarebbe il secondo per loro e semplicemente il soul point per gli Assolotti, potremmo avere già una conclusione degna di una partita fenomenale giocata dai Pippo Paperino fino adesso. Torre esterna, interna, anzi, trovata ancora una volta da Furosse, trovato anche lui da tutti gli avversari, rallentato da Eagle. Tanti danni, va a caricare però pericolosamente quella barra della grinta, viene grabbato. Quanti danni con le Maker, e una serie interrotta nelle mani di Lulu. Arriva proprio quel terzo drago e stanno picchiando adesso, anzi è il secondo, perché viene preso Pippo Paperino, scusatemi, Sed richiama nel reame della morte Fat Benny. È solo Leona in quella zona. Noesis riuscirà a allontanarsi? No, perché il pilastro lo rallenta. Fat Benny ancora rallentato, richiamata a sé, serie interrotta però per Lurian. Questi gol da Jinx non dovevate proprio darli. Pippo Paperino potrebbe finire tutto quanto adesso, è un po' presto per chiamarlo, perché guarda comunque Ziggs libro mangia anime di Mejai per lui e 10 stack. Già, è uno Ziggs che continua a diventare sempre più pericoloso, ma c'è una risposta positiva da parte di Urian. L'ottenimento di quello shutdown su Jinx sicuramente è prezioso. È una Jinx che si è portata finalmente sui due oggetti, potrebbe impostare già il terzo oggetto con il richiamo in base, non potrà premere sulla struttura visto che comunque Rar Scooby è già lì presente, ma è comunque, come detto, una Jinx che sta arrivando all'effettivo momento di luce, al proprio spike sui tre oggetti. Hyper Carry da critico che ha bisogno di un po' di tempo prima di brillare sulla mappa, ma si sta avvicinando, come detto. Ovvio, l'ottenimento di quel secondo drago della montagna sicuramente dà delle risorse difensive ai Pippo e Paperino, che comunque Jinx ancora non riesce a penetrare ed ignorare. Potrebbe essere una corsa al frammento d'infinito quella che decide questa partita tra il Lucian di Pain e la Jinx di Lurian. Il primo che completa quell'oggetto diventa un carry troppo grosso al di là del range, al di là di tutto. Ed occhio, perché il grab di Fornari non va a segno, così come anche Furosse non riesce a trovare un ingaggio decisivo su questi avversari. Alla fine è semplicemente uno split push da parte sua accompagnato da Pain. Viene rallentato, viene trovato dal pilastro, viene grabbato proprio Furosse, immobilizzato, ma storditi gli avversari!
Wow. Quanti danni! Il pezzo grosso per regalare la doppia uccisione. Ancora una volta Lucian in corsia centrale. Sed insegue nuovamente Fat Fanny, che prende tantissimo tempo. Però sulla lama dello Zenith, lo scudo di Sed non è abbastanza. Troverà un'uccisione. Riesce a curarsi tantissimo. C'è Lurian e non è da sottovalutare il flash di Sed per evitare l'Haymaker. Non basta! Furosse col trionfo si ricura. Quanto basta! E comunque Jinx abbatte Viego. Lurian one man army in questa partita. Potrebbe trovare i danni che bastano, non c'è l'ondata per i Pippa Paperino, devono intelligiare, non possono insistere, non possono provare a forzare. Quella Jinx da sola spaventa l'intero team dei Pippa Paperino. E giustamente direi anche perché quella è una Jinx che adesso dalla sua ha ottenuto tante risorse, può premere sulla corsia centrale, potrebbe essere la prima a presentarsi sul frammento di infinito. E ciò che adesso diventa più interessante è il fatto che, qualora gli Axolotl dovessero perdere questo game, si stravolgerebbe ulteriormente la classifica, perché adesso abbiamo tre team effettivi a pari merito per la quarta posizione. Dopo la giornata di oggi, qualora gli Axolotl dovessero perdere, ne avremmo effettivamente solo uno. Questa partita, agli occhi dei più maliziosi, mentre viene completato il frammento all'infinito da Lucian, quindi occhio a Pain, poteva sembrare un rigore a porta vuota per gli Axolotl sostanzialmente, perché i tuoi concorrenti si affrontano alla fine. I due team che sono a pari merito con te si affronteranno nell'ultima partita di questa giornata, e aver una quella che poteva essere una win gratuita per molti sarebbe stato comodissimo, specialmente perché non abbiamo parlato della schedule della settimana prossima. Gli Assolotti affronteranno proprio i Dren e nell'ultima giornata, tra due settimane, avranno gli Sports Empire, quindi questa win sarebbe stata così importante e per adesso ti sta sfuggendo dalle mani. Comunque, Clessidra di Zonia, l'abbiamo visto prima, il cronografo utilizzato da Sed, è stato effettivamente completato l'intero oggetto. Sono arrivate le catene dell'anatema da un po' in verità nell'inventario di Trundle, che quindi vuole avere anche lui riduzione danni e cercare di impensierire il più possibile i carry avversari, ma i carry avversari stanno da soli impensierendo gli interi Assolotti, tranne quella Jinx. Tre oggetti anche per lei, è arrivato il frammento d'infinito, quindi ora ogni fight potrebbe essere quello buono. I reset della passiva potrebbero decidere il game. Già, e tra l'altro mi viene da pensare, Leona, catene dell'anatema, ovviamente le potrebbe attivare sul carry avversario per resistere ai danni che può proporre. Ma se tu sei Trundle, su chi attivi quelle catene dell'anatema? Ci sono così tanti carry nella composizione avversaria, così tanti danni. Chi vuoi evitare, effettivamente? Potrebbe essere, anche se sembra strano, la scelta giusta andare ad indebolire il più possibile quel Viego, perché Noesis non sta facendo molto, ma togliere di mezzo un campione che può trovare tanti reset come quella Jinx all'interno dei fight, cercare di indebolire il più possibile la sua tenacia per far durare i controlli tantissimo, anche se non ci sono effettivamente controlli che possono, a parte quei knock-up, devo interrompere il discorso perché c'è il lingaggio, c'è lo sterminio, Eagle flasha via, Furosse è arrivato col teletrasporto, si resetta il barone Nash, Furosse non vuole ingaggiare ancora. Ok, dicevo, ci sono tanti knock-up semplicemente da parte degli Assolotti, non ci sono stun, non ci sono immobilizzamenti se non le trappole di Jinx, e quindi quella tenacia potrebbe non lavorare così bene. È stata comunque attivata, vediamo, non sappiamo su chi al momento, ma è in cooldown e torna ora dal cooldown. I Pippa Paperino continuano ad insistere sul barone Nashor, gli Assolotti vanno a pushare Mildred, Lurian potrebbe abbattere la struttura, Soul Point verrà conquistato da Sed, il razzo di Jinx l'abbiamo visto nella minimappa, non ha fatto nulla sul barone che viene conquistato, ora da Viego, Furosse si lancia, arriva la mega e bomba infernale da parte di Jinx per cancellare l'ondata, niente torre in terra e guarda Sed quanto tempo sta spendendo su questo drago, verrà conquistato, sarà Soul Point per gli Assolotti. Ma ci ha messo tantissimo tempo e guarda che ondata si è accumulata in corsia superiore. Quella potrebbe buttare giù quella T3 da sola. Già, e data l'assenza della torre in corsia centrale a proteggere l'inibitore, data l'assenza anche dell'inibitore, quello potrebbe metterti tanto in difficoltà, perché corsia centrale ormai è un semaforo verde, puoi passare quando vuoi, corsia inferiore poco ci manca, corsia superiore, quella wave ha dato sicuramente molto fastidio. Adesso mano del barone ad aiutare anche Pippo e Paperino proprio su questa presa finale delle strutture. 11.000 gol di vantaggio che si fanno sentire. Si lancia dentro però il supporto di Pippo Paperino e trova Eagle, la crescita selvaggia consentirà a Trundle di scappare e di allontanarsi, ma guarda i Pippo Paperino come sono lì a insistere. C'è Pain in base a zonare con le sue W l'intero team avversario. Rarscumi sorpreso dalla Edised e si lanciano, ovviamente Fat Panic viene cancellato.
tira un po' troppo la corda qua al Leone, e questo potrebbe permettere agli Axolot di andare dentro. Come va dentro Furosse con il pezzo grosso, la mega bomba infernale, il flash in avanti di Noesis, la ultima è utilizzata, non è partito le maker ancora da parte di Seth, viene grappato sotto torre Pain, questo è un disastro, cade il principale carry dei Pippo e Paperino. Rarscoopy ha fatto più danni possibile trovando anche un'uccisione su Sed, ma Pippo e Paperino ancora una volta non possono insistere perché Jinx è ancora in piedi e Eagle insegue. Eagle corre ed è molto veloce, Seconds con il teletrasporto, il flank di Lulu potrebbe essere quello che serve con il Polymorph e con i danni. Furosse prende tempo però, una kill trovata da Noesis, Furosse ancora in piedi, cade adesso proprio per mano di Seconds, viene smitato, doppia uccisione per Lulu, il vantaggio in gold è ancora lato Pep, ma sono 10.000, anzi sono meno di 10.000 adesso, si era saliti sopra quella soglia, ora siamo di nuovo scendendo. Già, adesso siamo tornati a 9.000 unità circa, ma il vero problema è quello di cui abbiamo parlato, i Pippo e Paperino riescono a essere decisivi in early to mid game e anche nel mid game, ma quando poi si tratta di andare a chiudere effettivamente fanno un po' fatica, e durante questa azione, durante questa presa dell'inibitore in corsia superiore, lo abbiamo notato, si propongono in maniera aggressiva, ma il modo in cui viene poi gestito e organizzato il fight è un po' scoordinato, un po' disordinato, non c'è la chiusura effettiva sui bersagli presi per singoli, c'è sempre una distribuzione generale del danno e questo tende un po' a penalizzare questo team che, se dovesse riuscire a trovare una soluzione a questo piccolo deficit, diventerebbe molto pericoloso anche in chiave futura. Vediamo che comunque l'inibitore conquistato in corsia superiore è stato pareggiato dal respawn di quello in corsia centrale, grazie proprio uno dei motivi per cui il fight è stato così scordinato è stata la satchel charge, la carica satchel utilizzata da Rarscoopy per abbattere quella torre in corsia superiore. 2 minuti al drago dell'anima per gli assolotti, quindi il fight, se ci sarà, sarà ancora tra un bel po' di tempo. Per ora vediamo solo i Pippo e Paperino che si spostano sulla mappa. 20 comunque le stack di Mejai di Ziggs, non è morto mai da un certo punto in poi, e il fight invece scoppia adesso con l'ingaggio immediato di Leona che si lancia dentro ancora una volta, la mega bomba infernale fa tantissimi danni, fa Benny costretto a flashare via all'ustione addosso, ma si salva, non cade nessuno, non è morto nessuno, i danni sono stati tantissimi dagli assolotti ma enormi anche in risposta da parte, scusatemi, danni enormi da Pippo Paperino ma danni enormi in risposta dagli assolotti, perché Eagle sta continuamente ultando Leona, Rarscoopy, Dodge e Pain in avanti con la tempesta impetuosa per cancellare il supporto avversario. Sono lì i tre carry, ora dei Pippo e Paperino, Rarscoopy, Pain e Noesis. C'è anche il teletrasporto da parte di Furosse, un'altra torre dell'inibitore che cade. L'inibitore in corsia inferiore seguirà, ruoteranno subito su quello in corsia centrale per aprire tutte e tre le lane della base degli assolotti. 22 stack di Mejai per Ziggs, e quello è quello che sta aiutando sicuramente a fare la differenza. Ziggs, Rarscoopy sta impattando tantissimo la partita in generale, i PMP stanno giocando in maniera molto buona questa partita, l'abbiamo detto, stanno un po' faticando a chiudere in maniera definitiva, ma la performance che hanno portato avanti per questi 33 minuti almeno fino ad ora è sicuramente molto valida, stanno giocando benissimo e gli Axel stanno facendo fatica a rispondere, ci stanno provando, l'hai detto, Eagle ci sta provando in tutti i modi andando ad ultare quelli che sono i tank, ma attenzione, provata subito, Leone è cancellata, la kill va su Fornari ma non ti importa a questo punto di partita, l'uccisione è un'uccisione, Furosse è smezzato all'interno del portale dei reami, alla sua barra della grinta, ancora carica, guarda i danni su Sed, è tornato al di fuori, scalzato via dalla carica satchel, una singola kill su Leone, ricordiamo, lo ripeto, non ti interessa tanto a questo punto a chi vanno i gold, ti importa prendere tempo, ma il tempo che ha preso non è abbastanza perché il drago è spawnato e sarà soul point anche per i Pip e Paperino. Quindi ora la situazione è ancora una volta tesissima e mancano 20 secondi al barone Nashor. Orgoglio di Randuin adesso per Trundle, quindi ulteriore oggetto che ti va ad aiutare grazie all'armor e ai rallentamenti che puoi trovare. Ma quello che sta aiutando oltre ad Eagle, gli Axolotl, a rispondere a questi Pippo e Paperino è sicuramente adesso l'arrivo definitivo di quei saluti di Lord Dominic nell'inventario di Jinx. Adesso finalmente va in qualche modo a
contestare quelle che sono le difese accumulate dai Pippo e Paperino, sia grazie ai draghi, sia grazie all'itemizzazione dei campioni stessi. Ma guarda adesso Pippo e Paperino subito sul Baron, tanti danni dalla loro, potrebbero chiudere molto in fretta su questo obiettivo. E gli Axolot, a quanto pare, non provano nemmeno a rispondere perché sono impossibilitati a farlo. Tutti e tre gli inibitori sono assenti, perciò sei troppo concentrato sul doverti difendere dalle ondate dei minion. È proprio questo il punto, non c'è pressione da nessuna parte e un errore potrebbe voler dire perdere la partita. Meglio rischiare un fight in base e cercare di sorprendere gli avversari, e Fornari sta cercando di farlo. Prova a flankare il flash grab, ma la carica Satchel e insieme al flash salva ancora una volta Rare Scooby. Occhio a Pain sul flank e occhio a Seth dall'altra parte. Sed prova a difendere contro Furosse, sono molti bassi in HP, entrambi sono scambiati parecchi schiaffi. Lo sterminio di Seconds con lo spostamento di Pain che evita il grab da parte di Fornari. Eagle è lì, trova Rare Scooby nel posto sbagliato, ma la Zonia ci rischia di salvarlo. Fat Benny ha preso comunque tantissimo tempo, è arrivata la redenzione da parte di Lulu, ma cade! Il supporto degli Assalotti, cade anche Lulu, doppia uccisione per Ziggs, una tripla uccisione per Rare Scooby. Eagle scappa in base, cadono le due torri del Nexus, i Pippo e Paperino contro ogni pronostico. Fai questi addominali, Furosse, fai questi crunch perché Igor non può farti niente. GG P&P. GG davvero, perché questi Pippo e Paperino si sono esibiti con una performance eccezionale. Li avevamo lodati dicendo che si sono dimostrati molto validi durante questa seconda metà di Proving Ground in early game. Adesso ci hanno dimostrato di poter anche chiudere. Peccato che siano arrivati così tardi, mi oserei dire, su questi Proving Ground con questa tipologia di esibizione. Ma meglio tardi che mai, stai chiudendo comunque in bellezza e hai messo in difficoltà il team che voleva provare ad aggiudicarsi quel quarto posto. Ti direi di batterci un 5 virtuale se ci riusciamo con le webcam, perché entrambi abbiamo predetto la vittoria così. Come devo fare? Non riesco, così va bene, l'abbiamo fatto. Perché entrambi abbiamo predetto la vittoria un po' scherzando, ma Pippo e Paperino l'hanno presa molto sul serio questa partita. Hanno veramente dominato, non in early game, perché tu avevi detto dominazione early game, giustamente, era quello che avevano mostrato. In early game solo Furosse è stato veramente fenomenale, ma dai 10-15 minuti in poi non c'è stato veramente ritorno per questi Pippo e Paperino. Non si sono più guardati indietro, hanno rischiato, perché comunque non hanno fightato nel modo più pulito, diciamo, del League of Legends da manuale che conosciamo. Complice anche comunque un Lurian che tra l'altro aveva anche un cronografo, era stato quasi sempre salvato dagli ingaggi avversari, quella sarebbe stata una salvezza più importante per Jinx, ma non è bastata, e gli Assolotti hanno sbagliato questo rigore a porta vuota di cui abbiamo parlato, ma non era a porta vuota perché c'era un portiere ed era bello grosso. I Pippo Paperino si sono attrezzati per bene. Già, adesso diventa sempre più interessante capire come potrebbe modificarsi la classifica, perché l'abbiamo detto, adesso quella quarta posizione potrebbe essere in mano al team che deciderà l'ultima partita di questo playday. E come detto, Lurian ci ha provato, bisogna dirlo, ha risposto bene. Quando si sono presentati i saluti di Lord Dominic abbiamo visto che i danni c'erano, ma effettivamente la composizione di Pippo e Paperino era esplosiva. Nel momento in cui Seth riusciva a catapultarsi, ovviamente prendendo il tank del team avversario, tutto il resto del team veniva messo in seria difficoltà sia per i controlli sia per i danni proposti. E a questo punto ci sarà adesso un game, diciamo, intermedio, prima di vedere chi si la caverà proprio per quel quarto posto tra Dren e Retribution Gaming, perché ovviamente adesso il focus va là, ma prima abbiamo un game che, scherziamo, è tutt'altro che intermedio, perché abbiamo i GG Esports Academy, primi in classifica, che dovranno affrontare dei Brescia Esports per raggiungere e consolidare ancora una volta quella vetta della classifica, quindi rimanete con noi e ci vediamo tra poco.